position. No! He has to flash. Hostile takeover, not gonna land on anyone, but on no! Ti prego, Seg! Grazie, Sun! Bel workout, mi sono cagato in mano! Arriva Zeus, doppio blockout su Nine, no, nice flash out! Ulti di Natros che arriva, non cappato, esploso, bravo! Binora, ragazzi, subirà i colpi, ma arriva On con la doppia V a portarlo in mid nel caso, ma non muore nemmeno! Kairia qua, ragazzi, si becca tutte le lance di Kalista, Kairia flash, ahi, mamma mia che game! Mamma mia che game, sto tremando! Elka, ah, mamma mia, triple kill di Kairia! Dottori! Pronostici 3-2-3-2-3-2, tutti dicono al quinto game. What? Pronostico del Gister. Serie close, non vi so dire. Allora, ieri ho guardato i T1, mi sembravano veramente scammer. Non penso perderanno vincendo 0, vincendo 0, cioè non perdono 3-0, però penso vincono i BLG. Renata, classico, ormai le MSI è sempre la stessa roba, giusto? Ormai le draft sono sempre quelle. Motivo per cui le fearless draft secondo me sarà un'ottima opzione, giusto? Per cambiare le regole del competitivo. Faker ha problemi al sopracciglio. Allora non può giocare a LOL. Allora, guardate quante draft preparate. Come non mi frega un cazzo invece. Vai, Zeus, se ti tagli i capelli secondo me vedi il monitor, eh? Sante, Sejuani, Senna, pompa abbastanza tumorale da parte di T1, devo essere onesto, ma manca un carry. T1 non gliele fregava niente, guardate che roba. T1 hanno detto, Faker non è il punto debole, gli diamo last pick. Grande idea dare last pick mid lane quando dall'altra parte hanno first pickato mid lane. No. Primo game riscaldamento. Perché TF? Sante mid lane, Yasuo top lane di no, ok. Orn. Dai, picca sto TF, non rompere il cazzo. Bin. Vediamo quale carta giocherà Faker Tristana. Ragazzi, l'ultima volta non mi ricordo. L'ha già giocata Faker Tristana. Il cannone in mano coreano. Ha gli occhi chiusi, Faker. Sto per rintare. Che cazzo ho fatto? Faker ha chiuso gli occhi e fa: oh cazzo, sto per rintare. TF da lì, ragazzi, tumoralissimo. TF da lì, tumorale. Faker sta guardando come funziona Tristana. Sì, sta cercando di ricordarselo. Ragazzi. Oh, hang on a minute. Yeah, this is very cute. Bagumiushi is going to be here. Owner turning up as well. Faker with ingaggio su Elk, ragazzi. Cercano la prima kill. Mi sa che qua Faker se la porta già a casa. Where are the doubters? Faker is about to 1v9. Movimento in top, ragazzi, verso Xante. La parte di insomma c'è anche Owner. Vediamo un secondo. Invade per la Praio di TF, giusto il movimento, ragazzi. Carry Jung, giusto. Più forte di Sejuani, Praio top. Praio alzata benissimo da parte di BLG. Non può nulla Owner su quel campo, però ha lasciato una ward che spotta Xin Zhao. In un puro 2v2, ragazzi, se Tristana entra bene. Vediamo. Faker è pronto a saltare, ma devi stare attento che gli rischiano un turn. Deve fare uno per uno. Faker stava pensando se saltare in o meno, ma è meglio non rischiare, ragazzi. Anche se devo dirvi che se flashava un po' di roba ci poteva anche stare il try. BLG, I understand the power of Xin Zhao early, you want to try and utilize that, but it takes so 2-0 Faker, start alla grande, Kairia forse preso, vediamo. Riesce ad andare out. Molto bravo qua Kairia con la con l'ancora. Very hard to shut down in their previous series, is in a great position right now. And this skirmish in the early game, you kind of expect Knight and Shun to have the edge. The stun. Ragazzi, qua nulla a dire, è vero che Xin Zhao early game è broken, ma Tristana pareggia, no? Tristana pareggia il DPS che ha Xin Zhao in questo minutaggio, 6-6 giovani vicino, poi molto bene sta roba qua, che tanca leggermente il suo DPS, ma se Xin Zhao fu colpito da Tristana magari poteva anche parlarne, ma era uno per uno palese lì, anzi Faker con un po' di confidence poteva provare anche a saltare in su da lì e playarsela, ma era abbastanza 50-50 perché entrambi avevano il flash. Faker. Yep, gonna be able to buffer this time around though. Straordinario start da parte di questo ragazzo che prova a smentirmi game dopo game. Abbiamo parlato di come al momento sia il punto debole di T1, ma al momento Faker sta comportando come sempre con grande, diciamo, esperienza, riesce a cavarsela. Quella prima kill data da Elk lo ha aiutato molto sicuramente. Qua se ne è preso un altro, le kill su Tristana early game sono rotte. La torre di Thalia, voglio vedere come Thalia riuscirà a rommare
senza perdere due placche e mezzo a roaming. Torna Faker. Livello 6 di Dalia. Tutto nella norma in top lane. Sappiamo come funziona quel matchup. TF ferma Praio all'ulti. Butta Xant sotto torre. Immaginate quanto era broken TF prima dei nerf di qualche settimana fa. Forse anche un mese fa. Sono incastrati i Voidling intanto. Drago da parte di BLG. Si muove Renata per provare a contestare probabilmente un campo. C'è anche Senna. Campo fortissimo su Tristana, ragazzi, questo qua. Molto bene per i T1, molto molto bene. Faker flash out, carta gialla. Non ha flash, ragazzi, combo di Thalia. Qua Faker ci abbandona. Grande follow up di Bin, nulla, nulla da dire. Shutdown su Bin. Ovviamente si muove prima di Zeus, ci mancherebbe altro. Ha una cazzo di ulti. Cosa può fare qua Faker, ragazzi? Stava aspettando Bin il suo flash. Non c'era verso per scappare da nessuna direzione. Ulti di Elk, follow up ad Alia. Combo su due persone, uno prende la kill. No, se Faker riesce a turnare su qualcuno, non ce la fa. Forse poteva dare basica a Elk qua. W di Guma, mancato. Molto, molto male. Salutate il nostro fratello Capux. They should be able to get themselves out of this, but still BLG with control of the map. Knight using a fantastic ultimate to prevent this bot lane from falling so far behind. Such a good commitment from Gumayushi and Carrier to set up that play initially, but Shun is still hovering around, he's hunting for more. Shun flanca, Faker salta in. Carrier aveva sbagliato look, ma Faker l'ha ultato sul look. Fammi rivedere il look di Carrier. Non vorrei dire una cagata. Fammi vedere il look di Carrier. L'ha sbagliato. Is still hovering around. He's hunting for more. Yeah, the information going to be there is now Faker is going to dive on top of that. The hook max range will connect. And now the ulti comes on through, but it's another rocket jump from Faker. He gets himself out. And even with everything invested, scappa. Mamma mia, ragazzi, che cazzo ho visto. Il socio Yusef. Assolutamente sì, attenzione qua, Natrius. Carrier rischia la vita e prende, perderà la vita e prende i gold. Il dottor Knight. Faker salta in, ultra confident nel fatto che è gigantesco. Guardate, non puoi turnare al momento il DPS di Faker. E Kalista deve ringraziare Ninja Tabi. Sta ragionando la falena, ragazzi, non posso. Oh, guardo la serie domani, ma non posso. Ragazzi, dai. Ora Faker. TF. Bloccato in volo da Xinzao con TP follow up. Faker ci abbandona qua. Un altro shutdown dato. Due shutdown su Bin. Serve la parte di Faker, Bin ulta, Thalia tira lo spell, carta gialla di Bin. Kill su Knight, i BLG stanno tornando, ragazzi, e stanno rispondendo in maniera eccezionale. Carrier. Vediamo. Forse vogliono Senna. Oh, ne ha spottato. Ovviamente c'è il TP, c'è un TP follow up. Because of the double TP, I think T1 was setting up a bait where Carrier just hooks in, pretends that they don't know about the ward, that they don't know about the imminent dive. But BLG, they suss it out. Don't overinvest into diving when those summoners are up. Perché la gente gioca Thalia che fa cagare e non gioca champion come Zed o Diana mid? Credo sia la domanda più incredibile che abbia mai sentito nella mia carriera, ragazzi. Ragazzi, perché in giungla giocano quello schifo di Sejuani quando possono giocare Shaco, Skarner e quelle cagate? Ma Skarner è bannato. Perché non giocano Shaco in MSI? Eh? Mastery!
Perché non giocano Kane Blue, eh? Catarina. BLG held their nerve and now it's Shun on the aggression. Yeah, a bit of a face check there. Now Gumiushi might pay the price for it. So, Guma, se ti salvi divento sub di Paolo Cannò. He's gonna cancel it as now the threaded volley comes in immediately. There's the buster shot. No! Gumiushi has to flash. Hostile takeover not gonna land on no! anyone, but on it. Oh, no! No! Ti prego, sei! Grazie, Shun! Per il Crow, mi sono cagato in mano. Arriva Zero, stoppia con lo Crow Tonight. No, nice flash out. Ultimi Natros che arrivano, cappato, esploso. Bravo. Binora, ragazzi, subirà i colpi, ma arriva On con la W a portarlo in mida del caso, ma non muore nemmeno. Kairi qua, ragazzi, si becca tutte le lance di Kalista. Kairi flash ahí. Mamma mia, che game. Mamma mia, che game. Sto tremando. Elka. Ah, mamma mia, triple kill di Kairi. Che serie sto vedendo, ho male al cuore. Ho male al cuore, ho veramente male al cuore. Ma devi giocare Zed, basta che spieghi. Che cazzo gioca Zed in competitivo che non c'ha un kit? La finiamo, che è un campione inutile di merda. In fearless draft, ragazzi, se vuoi ci stare, ok. Perché finiscono i champion, poi vincere un game a caso, va bene in futuro, magari avrà pure giocato. Ma che cazzo fai adesso Zed mid? Cos'ha oltre la Pry 1v1 che non riuscirà mai a sfruttare, tra l'altro, perché non ha un kit? Nessuno si becca, muore 1v1 all'MSI. A parte Faker. I mean, we look back at this and it's Guma that gets caught initially. So Guma tries his best to store. You see some hesitation from T1. Do we want to try and make a play here? Do we want to save Guma? Really nicely done by On there to hide the ultimate, meaning that Guma ends up going down and crucially qua ho goduto, ragazzi. Gets taken down. Qua ho goduto perché ho rischiato. Jumping through, Shun gets the kill, but the double TP from T1 turns the fight. And BLG, they're very low health at this point. It's an easy cleanup for T1, but they have a numbers advantage. So they think as long as Finn can buy enough time, and he's able to do that. The shield comes through from On. He's able to get that initial kill, but then Kairi actually kills On on the backside. But this flash from Kairi, the perché Pantheon non viene giocato? Ah, Pantheon se torna flexible e puoi giocare. Finché Pantheon c'ha solo un ruolo dove giocarlo, perché al momento support fa cagare. Se torna flex puoi giocarlo. Pantheon solo top non funzionerà mai perché nessuno ti picca champion contro cui Pantheon è forte. Chi pensa vinca le MSI in questo game perché i tipi vedete rimanenti. Vincono i Gen G e sto game lo vincono in BLG. E lo abbiamo già detto a inizio del messaggio. Game incredibile per ora. Game incredibile. Commento sulla serie che ho visto ieri dei G2 con i T1. G2 li ho visti bene. Non credo siano più scarsi dei T1. A parte Broken Blade con Zeus. Se tornerà un carry top meta. Che ieri i T1 hanno preso comunque pick top lane che hanno fatto completamente 1v9 rispetto alla draft che era all'andata quando finì 3-2. E purtroppo i team europei soffrono troppo con la corsia, però tutti gli altri sembravano un point e anche di macro bene o male i T1 non sono sembrati troppo in forma, diciamo così, motivo per cui sono convinto che questa serie non la vinceranno. Tuttavia, a giudicare come stanno giocando i primi 18 minuti, mi aspettavo peggio da parte dei T1, per essere onesto con voi. Zeus? Knight morto? Mamma mia, Zeus ha ammazzato Knight e Elk da solo. Va bene. Ok, dai. T1 are out of there. Crucially there, T1 find the front of a team fight that they're looking for. They look for the exit. Bin will snipe Faker at the end there, but still T1. Is very, very Keria, meglio che stai attento. Oncoming on up though, we'll see whether they're gonna have a ai. Salutiamo Keria, ragazzi. Shutdown ancora. Bin è il quarto shutdown, che becca. Big shutdown again going over to Bin, and in the side lane this man is going to remain an absolute menace. Carrier oversteps. So tre item chiusi, Bin. The big problem getting through the tanks. Well, I think that this Twisted Fate might be the answer to it. As we have a look at this team fight once again. Carrier incredibile Ux Unite. Fammi vedere che quando arriva Zeus, eccolo. Vabbè, Knight era già fuori posizione, dai. Però vediamo l'1v1 con Elk. Grande. Ha avuto una possibilità lì Elk. Faker acts as a distraction.
Good job from Bin being able to actually get a kill on the at the end of the exchange. His position towards the top side was punished, but his hooks and his team was incredible. Siamo attenti. Puma manca la doppia V, c'è un TP follow up. Owner può continuare a rompere cazzo a Xun, stannato. Xun qua ragazzi ci abbandona, possono andare a nascere a abitare qua facilmente anche ragazzi. Stanno correndo. Let's see if BLG can find a way into the pit. Weaver's wall up and available here for Knight. He is now positioned to try and get himself in there. The wall goes down to the Baron, is under half. Ai ai ai. Mamma mia, il danno di Bin. Sono splittatissimi, sono tutti splittati. Faker, Faker è fuori, Guma è fuori dal fight. Faker è fuori dal fight. Kairi sta cercando di fare il possibile. Mamma mia, Kairi, che cazzo ha fatto. Zeus. Non morire, non morire, non morire, non morire, non morire. Ah, è tornato in vita. Che game. Che mina. 4v5 and BLG make the fight happen. Che mina. With one of the best Renata ultimates we've ever seen. Lands on a multiple members of T1. Che mina. It tears T1 apart and now the Baron goes to BLG. Just when it looked like T1 had found their moment, this happened. The most. Guardate l'ulti di Renata, non, pu- non puoi fare così. Se 4v5 ma se contro Renata. La call è turnare, ragazzi, qua. Guma ha asfaltato da TF. Qui ragazzi Kairi ha smarfa clamorosamente su Elk. Ma c'è una W di Renata. Ha fatto 1v9 on. Però anche Kairi ha hard smarfato, I mean, I talked about On's ultimate, but a lot of credit needs to be given to Knight as well. That wall positioning, yeah. The combo happened because sì, ma è follia quel muraglietta lì, è incredibile. Ciao Luca, se rinasco voglio rinascere Xante. Dipende. Non credo che nascere come Xante sia un buff fuori da League of Legends. BLG in che paese giocano? Arabia. Ciao Faker. Cina. Mamma mia, Knight. Little flick back there from Knight as well. Will connect onto Carrier. He's not as tanky as he was before. And T1 really on the ropes now. I've heard of a firm handshake, but on, what the hell was that? Catching Faker out of midair to set him up for your team to find the kill. The tower's gonna drop. Like T1 were kind of getting to the point of the game where their 5v5 was gonna be strong. Every advantage that they have to keep the pressure. Possono usare tranquillamente qua. Se difendono anche una ulti per. Eccola qua. Avrei aspettato un attimo, sinceramente, ma è uguale, ragazzi. Torre, tipo 2 secondi in più. Forse la wave era più vicina, ma è uguale. Questa è una cosa che la gente non fa mai. Si può utilizzare la ulti, ragazzi. Faccio una ulti per prendere una cazzo di struttura e tornare indietro e rispettare il cooldown, no? Ora fanno la stessa roba in top lane. Prio mid, slow push bot, prio mid, movimento di un player, movimento in top di quello, 4 top, finit. Non ho capito un cazzo da questo replay, sinceramente. Se non trollavano di macro i T1, ed è un troll che ci può stare, perché comunque era fattibile, non era troll, è un 4v5 a Nash, ma lì dovevano giocare per turnare. Sto game era loro. Veramente bello sto game. Stanno 50 minion sopra Guma, Kairi. Con un melee a farmare, quindi. Il matchup l'hanno ultra vinto. Hanno giocato fin troppo bene quel match. BLG fighting for what is theirs, which is this top side of the. Bravo Kairi. Non era male il try, ma non c'erano i carry vicini. That is going to be the unstoppable utilized by Zaya, so eat some cooldowns. Più che altro è un pick, stessa roba in top, guardate che roba. Però mi sa che stavolta non hanno i minion potenziati, quindi non ce la fanno. Okay. Per me era un grande fight da parte di Kairi ancora. Kairi è in forma oggi. Se l'era solo killato Xante, però. Può fare. Vediamo. Vedo se riesco a connettare la torre mid, ma non lo so. C'è il TP di. In caso c'è un TP. Non credo, non fanno in tempo. Non prendono niente questa kill.
Però rallentano gli avversari. Gister che ne dice di un bel sub only per rompere il cazzo. Mi piace come idea. As his eyes set on the split push, it's a good idea. He knows he has a two-level advantage over Zayas, but he stacks up the Intofos, gets the knockback, uses the all-out, and while BLG vediamo. On the top side, no, vabbè, raga, che giocata Faker. Di Faker. Gets the knockback, mi fate un applauso a Faker, per favore. Guardate. BLG is disengaging on the top side, it's Faker. Who finds the flank to say it. Six stacks on the match. Me già Italia. And he should. His own control has been, even Drago 40 è della Soul per i BLG. Siamo davanti all'ultimo fight probabilmente, ragazzi. Forward, and on can be pulled back by the Fate's call, and Shun, he's a Xin Zhao. Now it's the fight for the mid wave. Non era brutto, ma ingaggia Xun su Keria, si allontana, flash su Nautilus, knock up, Oni rischia di esplodere, ancora vivo per ulti di Kalista, obbligato ad andare out, qua rischiano di vincere i T1, ragazzi, Faker salta in, gli starà mettendo perché fuori posizione, ragazzi, lo ulta Vin, ha trollato Faker. Ha intanto Faker, solo perso. Meanwhile, on the flank, Bin finds Faker again. The fight's not over just yet, though. T1, four members still alive, want to fight their way into T1 obbligati a fightare, però qua, grande flank di Knight, eccezionale. On è ancora in vita, seguono Keria, e qua dovrebbe essere addirittura Nashor, ma Bin vuole il culo di Guma Yuzi, giustamente, ma forse è il caso di andare al Nashor, ragazzo. And try to end here, still, 20 seconds on the front line. Only owner stands, but I don't think he's tanky enough. I don't think so either. They're gonna try a last desperate play, but it's another shot. Too good. Grazie. On this pick, another one comes in, and the Nexus will now go down. T1 on the floor and BLG on the board. Wow. Banano tutto, banano tutto a Faker, tutto. Faker, ragazzi, sto game mi dispiace, ma lo vincevano, Ha startato in modo incredibile, ma l'ultimo fight, gli ultimi fight, però vabbè, ci sta la comp dei BLG, scam. Allora, capisco, ragazzi, la Kalista Varus, capisco, perché, ragazzi, però è palese che è bait, no? Cioè, una prende Ashe perché poi prendi Varus o Kalista e non ti possono rispondere né con Kalista né con Varus perché non c'è una roba che non ha Praio. Cioè, non c'è qualcosa che prende Praio contro Ashe più Kalista o Ashe più Varus. Non c'è. Però tecnicamente, ragazzi, Ash Draven va ad annullare sta roba qua. Perché sia chiaro a tutti. Sia chiaro a tutti. Se questi due champion non hanno priorità di corsia, il game è over. Perché non è un support, è inutile Kalista. E non credo mettano Varus support, sinceramente. Corki è bello. Sì, ci sta. Sì, Camille anche. Camille Sejuani, broken. Devi banare Jax, però, se vuoi Camille. Ok? Penso vogliano baitare il pick di Xante, ragazzi. Con questo ban di Vayne. Xante... Camille, sono il dio, sono il red coreano. C'è il re, c'è il dio delle draft. Oh, let's go. Non ci sarei mai caduto di una roba così. Mai, non ci sarei mai caduto, mai. Io non ci sarei mai caduto. Non ci credo mai a quel ban di Vayne. Mai. Era palese che voleva prendere Camille, dai, cazzo, c'è Sejuani sul piatto. Oh, no, davvero, questo non avrebbe preso. Nidali. No, non funziona Nidali perché non hanno le priorità. Con dei BLG fa cagare. Broken, counter piccato. Subottimale, forte, winning matchup in bot, subottimale, idem OP. Poi team fight, nulla da dire, BLG forte comp in team fight, però Camille qua fa la differenza, ragazzi. Camille fa 1v9, contando anche che, ripeto, hanno una Kalista support che sulla carta rispetto a Ashe è un support di merda, è direttamente counterata da Ashe come champion in generale. Kalista ignite Kalista, Elo Blades, Guma Draven, c'ho il cazzo in mano. Bucone del Fabio BLG sto game. No, in generale la draft, vecchio. Sono caduti nella trappola dei T1. Hanno first pickato Ashe, ragazzi, sapendo di una possibilità così, no? Ripeto, se tu first picchi Ashe e ti piccano solo uno tra questi due qui, poi qua li vai a mettere l'altro e hai Praio. Sempre. Ma addirittura hanno preso entrambi e qua era pronto il Draven. E questo, ragazzi, è letale come roba. Kalista support è un pick che prendi perché vuoi hard abusato.
non parlo più. Guma. Bravo! Taglia solo kill. Ve l'avevo detto. Voi non mi credete. Ve l'avevo detto. Ancora zero minion, ragazzi. Sia per Mink che per Zeus. Zeus ha un po' di esperienza in più. Akali, secondo me, ragazzi, ne ho parlato prima delle MSI come champion. Secondo me non è male. Ma perché gli hanno buffato gli HP, quindi. And Zayas, this is feeling very precarious. Does hit the level 3. Now the tactical sweep comes in. As he's not quite finding it. There's a hook shot. And he mamma mia, se killava Onti, giuro su Dio che andava a stringere la mano a Zeus. Ve lo giuro. And that is going to be the kill. And now Knight has already flashed away Pomona. Permafrost is going to be there, though, as now Knight has run out of cooldowns. Shun, can he make his way in to try and answer this? Bravo, Ner. Tanto bot, ragazzi, starò nel chilling. Zeus è morto, ma hai messo meglio di esperienza rispetto a Bin. Mamma mia, quanto è broken Camille. Meno male, vabbè, vabbè, dai, poteva andare, poteva morirci subito. Knight ha preso 3 secondi in più. Drago per i BLG. Solidi. Tuttavia, ragazzi, quella Camilla ha un bel livello rotondo. È mezzo in realtà, probabilmente su Bin. In un matchup heavy favorite con una Sejuani dietro. Bravo, Faker. Five point strike taking out these minions very nicely. It's now going to be Ushi presses that W running forward. Hey, Guma! Whirling Death comes down, and now Carrier trying to keep him in his place. Doesn't have his. Carrier, ti do buona crocantella. Oi, no, come? Bravo, Guma! Bravo! Il re coreano! Guarda, Guma! È tuo! Miglior play di Draven degli ultimi 3 anni. Cendrick è un Draven player che ha il cazzo in mano, gli occhi. Coma seems missing him on this pick. Akaria. Guma's back. Guma's back. Sarà una serie lunga. Oddio, ha parlato. Guma 3k di malata. 3k! C'ha quell'item, ce l'ha. Arro. Peccato. Guardate le palle di uno. Il re. Mamma mia, che basic fa. Che danno fa la torre il basic di Draven. What the fuck. Perché niente cleanse contro Varus Nico? Perché Guma non viene itato e basta. It is going to be ult number 2, perfect execution coming on down there, but okay. Still going to have to invest. Heraldo. Is it going to be okay, Chronicle? Difference in getting through this Cassante, particularly in extended fights. Let's just see how it goes as the arrow. Mamma mia. Ha beccato Wukong. Ha beccato Wukong, ho visto la minimappa. Carrier non missa mai. Carrier non missa, non sa mixare. But he didn't have to, of course. Knight now underneath this turret does have a cannon that he probably wants to pick up here. As now Faker comes on over, it's a little bit of damage down. And look at these grubs. Che belli che sono. Work here. Knight cleans. Il void in piccoli sono fighi. Finding out exactly where Shun is. So return to a passive stage of play. Objective is not going to be spawning for a little while. Harold available for owner. He can just drop this mid if he wants to. Yeah.
as Honest is going to get ulted. There is the whirling death. Mamma mia. Not going to be quiet enough to lock down the killers. There's the all out from Bin and Zeus. Bin è meglio che stai attento. Bin è meglio che stai attento. Bin è meglio che stai attento. There's the ulti and gets the hook shot for the sun as well. Is it just going to be the soul? Si vedeva. Faker turns up just to cheerlead his top laner. A solo kill for Zeus over Bin. A beautiful outplay. Devo anche dire però che Zeus gli ha doggiato con la R la spell, quindi forse aveva ragione Bin. T1 are on form here in game 2. Zeus even looking for more there as the hook shot not quite in range. Camille bisogna giocare assolutamente, ragazzi. Veramente forte. Ora gente si è aumentata di cambio per capire più broken di sempre, ma che l'avete visto in solo più. Ora va, ora la gente si lamenterà di Camille. Metà vita con un item. Metà vita con un item, cioè, ovvio che la gente si lamenterà di Camille, è rotta. D'altro lino, immagino. È arrivato alla falena. Obviously Faker would have turned to play, probably, but look how low Zeus is. Might have been enough to get the angle. And there is Zeus just to defend. Ona will turn up as well. They know how dangerous this Cassante can be as Knight flashes and finds the air. BLG can't get they're engaged to work at all, and now T1 looking for a bit of a re-engage opportunity. Shun just going to they could force a fight, but they don't end up finding any of it. So we see here the tower ends up going. Mamma mia, Elk! Dio, Elk! Ha preso mia madre probabilmente con la ulti. Tries to run towards Zeus. A nice flash from him, along with the heal, uses the mobility to get away to safety, and this is the last ditch effort. But a nice knockback. That stand. Guma, ti amo, cioè ragazzi, non l'avevo neanche vista la di Guma, io non l'avevo vista. Facci sognare Guma. Spero di ieri ti guardo lo scaccio, era forte di G2, mi sa che i G2 sono forti, ragazzi. Dispiace solo per il gap infinito della top a sto punto. In caso di carry top lane. Chi vince le MSI? L'abbiamo detto da inizio MSI, vincono i Gen.G, ragazzi. Both teams are just kind of trying. È l'anno dei Gen.G. As maybe he'll use it here as Elk is going to get permafrosted. There is the whirling death to come in, but Shun, he comes down. There's the arrow, but there's but no my Fate's call is going to bait Zeus though once again. It's just this dose by BLG, and here we go. Faker pushes in mid. Yeah, the Drake down. Dipendo che mangi poco. Ma io vengo lì a guardare. Dai Faker! Oh my god, esci lo shuriken! Fallo! Still, Stalwart standing his ground will now move out of that brush as he's spotted on that flank angle and they're taking so much damage. Guarda Faker, guarda Faker da dietro. C'è anche Zeus sul flank. Viene al quarto drago. Lo prende Owner! Flank da dietro. Dai Faker, mangiali! Lo pro. T1 on the board is Zeus. That health bar is very, very high. And a flash forward from Faker. Faker occhio, Faker occhio. Ma il maldano di Zeus, vai, è tuo. Vai Zeus, dai Zeus. Bravo. Non ha mana, non ha mana. Un applauso a Owner. Fammi vedere cosa è successo qua. Arro sulla coppia di Wukong. Ulti di Seju. Fammi vedere Guma. They see the angle. Shun goes in the flash dash di Nico. CC. Vabbè, Nico più flash di Wukong. Non poteva fare niente, Guma qua. The two solo laners get onto the back. Okay, the of course. Yeah, of course. This is how it is. T1 have started up. They have a lot of Baron damage. No vision in this pit for now as BLG will move on over. And T1 just testing. Not actually going to stick around. It feels to me like T1, the double flank might be a little bit too much, right? Maybe have Zeus closer to the team. Hookshot on cooldown. That means that Shun thinks this is an opportunity. Gets the second. Dov'era il Gister quando cadde la farina? Basta con sto meme del signore. Ulti di Knight, un po' scam. Però, vabbè, becca Faker. Fermi. Guma deve ancora arrivare.
A lot of cooldowns used, but not a lot of results. Perché Camille non va in sideline? Non adesso, ma in generale, perché non usano quella preo di Camille? Dovrebbero fare 1-3-1, direi. Direi. Ci vado stasera, dopo la serie, diteli dopo la serie ci vado. There's the ult out from Owner as well, but that is a lot of damage with the Whirling Death. The oh, bella! Guma, Guma, libero! Vai, c'è un bel flank! Dai, Guma! Claudio, tira sti basic! Eccolo! No! Bravo! Ammazza! Vai! Bravo, Guma! Boom! Let's go! Let's go! Multiple fronts that T1 just dominate. BLG put up a good fight, but it was not good enough. This series is delivering even with a gold lead this massive. Look at these health bars. But T1 gonna push for the end here and we're gonna go to one. Sarà una bella serie. Will taxi its way in. The Nexus will be exposed and even though Bin. Che, ragazzi, sapete la cosa divertente? È che se i T1 non trollavano il primo game, con la Nash erano 2-0. Nidalee tecnicamente con i T1 non dovrebbe mai workare, secondo me. Perché serve Levi Fry o mid. Però possono giocare su Levi Fry o top. A sto punto mi giochi Yasuo. Mi counter i TF come hanno fatto i G2, giochi Yasuo top. Non puoi giocare Zac, ragazzi, non puoi giocare tank. Serve Praio per Nidalee per far invadere. Serve Praio lane. Qua Yasuo. No, non mi piace. Int. E qua serve un Jung. No, manca solo Faker. C'è un mid lane che fanno cap. Orianna. In generale, ricordatevi sempre: se mai giocherete competitivo, Nidalee richiede Praio lane. Sempre counter matchup. Ok? Non gioca Valfine. Che cazzo gioca Faker? Corki. Sembra l'ultimo, l'unico rimasto. Cioè non hai no cap in generale. Ora, allora ragazzi, non vi so dire perché tecnicamente hai Yasuo. Sto champion qua dovrebbe bastare per vincere il game da solo, perché hai Yasuo contro Ornn che ti annulla l'ulti, hai Yasuo contro TF che è winning matchup per Yasuo. Con Ornn che bene o male gli annulli l'unico hard engage che hanno. Tecnicamente la Kalista lane dovrebbe avere Praio. Il problema qui è la mid lane. Se Faker riesce a prendere il counter matchup la vincono pure. Wait, no. Faker. Faker is Yasuo. Or is it Faker? It's Faker. Hang on a second, let me scroll down 800 champions for a second, shall I? Because is he putting another one on the board for the second time? È un grande pick. If you run Lethality, they're not running Lethality. Tecnicamente tank contro Annie. Tecnicamente tank contro Annie è buono. Il problema è a priorità. What? That's a flash ball with the hook. He's going to land as well as the spear knight is ignited and then we'll just. Sono cagato in mano. Ambizioso, sì, direi ambizioso. Ma anche direi che la parola giusta è quella. Che culo. Tecnicamente è un bel gank. Dipende molto da Owner qui, perché se Owner sfrutta il flank di vantaggio, Tuxun lo può anche invadere per solo killarlo. I wanted to keep talking about these teams, but every time I try to, these teams, yeah, I'm not gonna have a chance. Owner, ooh, nice smite, but Owner sees the blue is still up. The problem now, is he knows that Shun doesn't have the flash available as well. As Wimper comes lightning, Shun just gonna try and do battle. But this is not the range he wants. There's the pounce, and there's first blood for Owner. E l'abbiamo visto, ragazzi, al gank di in top. Se perdi il flash contro Nidalee non giochi. Questa è la forza di Nidalee, no? Skin. He's able to find a solo kill. He'll steal away the blue, but now Bin wants revenge. Yeah, he's gonna get jumped on here as there is a tornado not finding the. Mettili il muro davanti. Now Owner is definitely dead. Left to the wolves, and now Faker could be in trouble. Stretch Armstrong is exactly that, as he does just elastic slingshot his way over. Little Faker will make his way out as the Zac. So Owner overstays his welcome. And BLG create the look at this. Crucially, this 100 is the action from Owner because he just went through a Nidalee.
it went for the topside gank. Didn't end up working out. Means you're going to be delayed on your clear. And then that spear is the one that seals the deal. Owner knows he has... I think that non hanno i danni per buttare giù... Quell'NPX sembra un po' annullato da... da Zac. Draft DT1 mi piace, solido. Però Zac mid deve avere dei punti deboli, no? Se non ha clear rispetto a Annie, no? Deve giocare sotto torre. Annie comunque è un hard roamer, se vuole. But, I mean, truthfully, these fights have been chaotic. Whoa, there's another flash. Oh, DeBello's breath is perfectly buffered, and then he gets out with a searing charge. On playing it absolutely beautifully, but still, dai, bot lane. Nidalee deve correre, Nidalee deve correre. Nidalee deve correre, deve arrivare a bot con questa wave. Tu one deve rallentare un attimo il crash. Mamma mia, cari, aspetta un attimo. Guarda, guarda Nida, guarda Nida, guarda Nida. Guarda come corre Nida. Crashate, crashate. Mamma mia, quanto sustain hanno. And I think he avoided that ward as well. Is now looking at the shooting gallery here. On does headbutt the wall, but still tagged by the spear. The extended pounce not going to be taken until the mini wave gets in his carry. Via, 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 via. He's able to get out. The auto attack comes in. Va bene, dai, hanno preso il TP di Knight. It was On who actually cancelled Carrier's dash there with his line against Faker. Faker è tranquillo, mid, ragazzi. La comp Zac Yasuo sembra abbastanza tumorale, giusto? Guardi l'ancora di Carrier sul dive bot. Io cane, devo tornare indietro. Tagged by the spear, the extended pounce not going to be taken until the mini wave gets in his carrier. Oh, he tries to buff a still. Ha bloccato col pillar. Extended pounce not going to be taken until the mini wave gets in his carrier. Oh, he tries to buff a still. Spear, the extended pounce not going to be taken until the mini wave gets in his carrier. Oh, he tries. What the fuck? Mentre Annie non ha mai il danno per battere Zac, no? Però ha la priorità di lane, quindi TF ha lasciato Tabi. T1 non mi aspettavo giocassero così, onesto con voi, ragazzi. Pensavo avessero cioccato per tutto l'MSI. Faker, ragazzi, ripeto, il pick tecnicamente, vedete, Annie ha un playstyle che ti vuole tirare il cazzo di Tiber addosso, ti manda in base a cooldown. Sulla carta Zac non è neanche brutto, perché ovviamente va a buildare come core item, come si chiama l'item, quello che ti prendi la vita il visage. Non voglio dire una cagata, mo. Bravi, spiri il visage. No slouch either, but because Jun is on the top side of the map, there's not much he can really do about it. Faker is really trying. He's really trying to buff up Knights. Non è male. Ricordo ancora quando vi ricordate Xante che veniva giocato mid contro Syndra, perché non poteva venire burstato. Concetto lo stesso. Leading. Deve premere Guma. A plunder there from BLG, find themselves another kill. We'll get five grubs as well. Mamma mia, che tumore, ma Annie midlane, quelli ti tira le robe veramente, fa venire il cancro anche a me. Cazzo, dai. Cioè, il quarto Tibbers che vedo tirato contro Zac così a minchia, capito? Tipi dietro. E Guma, come te ne vai? Come te ne vai, Guma? Come te ne vai? Come te ne vai, Guma? Come te ne vai? Flash. Predictato il flash, non poteva flashare. Altro livello del MSI, mi è piaciuto questo MSI qua. Beh, insomma, ragazzi, c'è Zeus che fa quello che vuole là, però, eh. È vero che perdi i BLG sono gruppati in 4 su una torre. C'è Yasuo sotto che fa le placche da solo. Via. Non c'è Yasuo, non capisco. Però hanno preso un TP. Cazzo le ne frega. Guarda Zeus. E cazzo le ne frega Zeus. È il carry. E cazzo le ne frega. È lì tranquillo nel chilling Zeus, ragazzi, eh. Torre in solitaria di Yasuo. Quindi lo cura la torre, quei boss.
It's a situation where infinito Zeus. È grosso Zeus, eh? Non credo vinca. Non ha kill threat Fagan, no? He should feel quite confident in his ability to trade against the Annie. Of course, Malignant with the Tibbers is Botker chiusa, ragazzi, per Yasuo. No, Uma. Carrier. Hello. Zeus, Mina. Disengage. Zeus 1v1 inside in faccenda 0 a TF. In this mid wave is all ongoing. Two ultimates. What? Trying to deal in this. Sì, ok, erano insieme. Maybe on was the target. As our owner is going to let us know. More spears connecting here as Faker. Perché Zeus va? Perché Zeus fa sto movimento? Pusha botlane e ha il TP. Once again gets the knock up onto Shun. Stretch Armstrong out there as well as Carrier looking to get himself amongst it. Faker absolutely massive here in this front line, and so they will be able to push them away and collect the Herald. It feels like T1 feeling stronger in these fights now. I mean, T1, they had a really nice turn onto the aggression from BLG in mid lane that actually got Shun's ultimate out, On's ultimate out, and so because they know that Finn also doesn't have the teleport, they leverage the advantage from Zeus. And they're able to create this collapse and secure the mid tier 1. Vedi, non ha sbagliato il macro qua Zeus. Has been cross maps on the bot side to keep the map steady. Means that we will maintain that gold lead for BLG. Ha trollato, ragazzi, ha perso una torre. Meaningfully one way or another, the Drake though is up right now, and with Chemtech already off the board, so many strong drakes. Still of teams really want to. Drago spawnato, ragazzi, il secondo drago per i T1. Sono indietro di gold, è vero, ma a scaling bisogna vedere quel cazzo di Yasuo. Pretty good elastic slingshot angle as Carrier finds a minion. Still there is Faker channeling. Dives Eccolo. On top. Gets right in there onto Shun, but the ulti is going. Perché non ha ultato Yasuo? Bounce comes on through. Destiny has been channeled and Faker going down very low. Shun is almost just dead. Perché Yasuo non ha ultato Shun? Gets right in there onto Shun, but the ulti is going to be there. Let's bounce comes on through. Destiny has. Scusa, qua non poteva ultare? Forse aveva paura della del Tibber. Madonna, gli hanno cagato in testa. Hanno gruppato troppo early, Demon. Finito il game. Questo è il problema, ragazzi, di andare a gruppare. Cioè, Yasuo c'ha un item, ragazzi, non sfrutti un cazzo. Dai, c'è Zeus che inside lane tira dritto a TF, che cazzo fate? Ha smurfato Knight, eh? Ma probabilmente sono più deboli in questo minutaggio. Cioè, Yasuo non è un campione. Mentre è un campione, se va 1v1, vince l'1v1, ti schiaccia sotto torre e poi magari fa dei movimenti, no? Ma così, buttato a caso... Fammi rivedere il fight. Stan Soxun. Salto, preso Xenzao. Xenzao c'ha 400-600 HP. Non ultano. Fammi vedere Knight. Sì. I was waiting for the ultimate from Yasuo to come through, but it never really did. It felt like T1 was in two minds about whether they wanted to commit to the fight. But you gotta remember that if you test BLG, they will respond. Che li devi dire? And this time round it was non stanno usando i G2. Guarda, stupidamente Yasuo l'ha usato meglio, l'hanno usato meglio i G2. A lot of gold cheating going on. There's the passive as they hook shot. That's a Xinzao though, and you see T1 they're hesitating. Non è la Nidalee, non è la Nidalee di Kangol. Yeah, there's the audacious charge in here from Shun as Zeus puts down the wind wall. Can they actually find the fight that was on a massive ultimate? Can he find it? The ramp doesn't really work out, but still BLG will tear. Non c'era Faker nel fight. Zeus down to about 100. Snowballat. Elk's gonna be able to get another one here. Finito game. Hanno perso un fight e hanno preso un cazzo infinito, ragazzi. Non è più recuperabile.
Peccato perché ho veramente apprezzato quello Zach Peak in mid lane. Veramente apprezzato, ma non stanno. Ormai non possono più fare niente, ma non hanno proprio giocato la comp come doveva essere giocata, ragazzi. Mi hanno fatto gruppare Yasuo quando Yasuo aveva un item. Fammi rivedere. Faker, guardate roba. Ah, hanno piccato Zeus. Qua Zeus riesce a prendere molto tempo. Honestly, non è neanche male, guarda. Cioè, non era neanche. Cos'è che hanno stunnato? Mara Knight? Forse era l'ulti di. Vabbè, sì, ha smurfato tutti i BLG. It's something that we see consistently from PLG, which is they control space that belongs to them. And immediately after winning that fight, they knew they had the gold lead. And credo che ora i T1 verranno schiacciati sotto torre. Il game, ragazzi, è scritto. Se i T1 come back nel nostro game, io sono il player peggiore di tutti i tempi. Faker il primo game con Tristana è andato avanti, poi ha tirollato in fight proprio in quintato secco. Stessa roba, mo. Però c'è il peggior livello, il livello più basso che ho visto da parte di Faker nella sua carriera. Spero veramente sia un problema alla mano, ragazzi, che ha, perché ha giocato troppo. On straordinario. No, On è fortissimo, ragazzi. 10k di vantaggio con Nidalee, cioè. Nidalee deve essere turbo avanti, no? Ma non ha giocato male. Cioè, quello che non riesco a capire è che Oner è sempre stato molto mid-centrico come player, no? Si vede che ha sempre giocato con Faker e tramite Faker, ma Faker sta. Penso sia. Ecco, è per questo che stanno crollando i T1, probabilmente, ragazzi. Cioè, manca veramente Faker, sto messaggio. Se manca Faker, manca Oner. Se manca Oner, manca le lane. You see T1, they're looking to maintain that record and return to the finals for the second year in a row. Well, there's the flashbang from Knight as Oner trying to get out of there, but Dawning Shadow in the kitchen sink will hit him in the back of the head. They'll turn it into a kill on a Goomer. BLG, ragazzi, li stanno cagando in testa. Direi che è finito il game qua. Io ieri sera, ragazzi, ho preso un cazzo spaventoso su loro. 4 game persi di fila. Sono un diamond player, ma quanto era grosso? Enorme. BLG spaventosi, ragazzi. Questo credo sia la più grande sconfitta nella storia di T1, o sbaglio? Senna, Ornn, ora la giocano i T1. Varus Natrus dall'altra parte. Ora il punto è Zeus alle palle di rischiare di nuovo. Alle palle di rischiare di nuovo Yasuo. Concettualmente dovrebbero giocarlo. Cioè il pick giusto. Sei forte Senna? Sì, ti dà una flessibilità di draft mostruosa. Dai Faker, guarda le mani di Faker. Le mani di Dio. Le mani di Dio in persona. Zeus pensa i capelli più brutti di sempre. Stack contro Stack in mid lane. Stack contro stack. Ma a me piace Gork. A me piace Gork. Allora, fatemi contare. Xante TF, TF favorite. Vai contro Xante, fa cagare per Contank. Vai contro Viego, carry contro carry, vince Viego. Vai contro Aurelio, buono, però build a rely into Zonia. Terzo item. Quarto, perché non devi buildare Void Staff, perché non c'è frontline. Quindi può buildare Zonia tranquillamente. Ok, buono. Ornn tanca, allora, vai contro quella comp lì, non mi piace. Corki è sempre buono. Varus sempre buono. Allora, tecnicamente, concettualmente la comp dei BLG, ragazzi, non trova coordinazione nel boosting del single target, no, secondo me. Hai Varus, Corki, comunque sono abbastanza pochi. Ok, diciamo c'hai il poke. Vai che ti va full in, secondo me ti spezza un attimo. Soprattutto full in contro Xante, Ornn, Senna non dovrebbe funzionare. E Aurelion Sol che ha un bel putting per lo Zonia qua.
Inoltre sono tutti champion basic reliable, quindi le tabby sono broken. Dico, questo non sai capire perché ti fa una priorità. Però io lei come giocare Varus top non ha counter matchup. O meglio, non c'è un counter matchup che i team hanno le palle di giocare. Gli unici che hanno avuto le palle di counterare TF sono i G2 con Yasuo. Secondo me, ragazzi, rimango ovviamente hanno ragione loro, perché se viene permapiccato la MSI non è che sbagliano tutti i team. Però sicuramente c'erano delle finestre per andare a giocare qualcosa contro TF. Ragazzi, mi sembra veramente incredibile con quanta frequenza Faker prende al cazzo. La E di Varus se lo aspetti, bro, che è del gioco. Movement here from Ona. We'll get a bit of damage back down. Still just the junglers going to be passing one another. Mamma mia. Arrow going to be avoided there by Gumayushi. Kind of crucial here in this matchup, but not going to be able to stop this blighted quipper from being activated by the hail of arrows. There's a hex splash forward from On. He'll find the snare onto Carrier, but he gets the knock up, and that is going to be the kill. Elk going to be taken down by the Orn. He tried to give it to Gumayushi, but does not work out. Still, they'll even out the kill score. Allora, vi potete scrivere sta roba qua? Veramente. Kenyon, Chovy vincono il mondiale. Quittano i Gen G, entrano in T1. Owner Faker out. Faker ritirato la loro. Dopo il mondiale. I Gen G vincono il mondiale, ragazzi. Gen G vincono il mondiale. 100%. È un team in crescita. Carrier rimane lì. Carrier, Guma, Chovy, Kenyon, Zeus. Ricordo perché mi hanno preso in giro. La cosa incredibile è che i Dragon X hanno vinto il mondiale cacciando Carrier e Chovy. Cioè, che cazzo devo dire? Cosa devo dire? Va bene, ok. Mamma mia, Elk! Mamma mia! What the fuck? Il blocco Elk intoccabile. Boom. Risultato. Zeus, I don't know whether he's going to be able to get out of this one as the gold card connects and that will execute and Bin is now on the board. The momentum very quickly shifting in favor of BLG. Dai, T1, c'avete tutta la Corea. Io tifo BLG, ma a sto punto tifo per lo spettacolo. Sperando che T1 prendano il cazzo. Semplicemente perché hanno trollato contro i T2. Blind piccando top lane. Per me, se blind piccano Camille contro di noi perché non rispettano Broken Blade. Il miglior top lane europeo di sempre. Un top laner che stimo incredibilmente tanto. And then disengage, but he really underestimates the damage that he takes from the tower. It's not the damage from the tower, because he immediately goes to all out and it's lethal tempo Vera. So Elk, particularly early on, the damage is just insane. And then here to Mamma time mia, from Elk. On, because it takes so long for Owner to push in that wave. Really nicely played from the bot lane of BLG. The flash available, maybe this is an angle for Guma. Yeah, he is going to walk over a ward, but we'll see whether Bin can do anything about it. The smallest all out that I've ever dite seen, mi tocca andare dal frene dopo. As Guma is going to be able to throw enough in there. Non è finito il game, sai? Avrei un solo scala all'infinito, lo sapete. Horn può dare gli item, anche se non credo arriverà mai a quel livello. Ah no, aspetta. Se vuoi farming Horn. Dai, ripeto, concettualmente guardate la comp dei BLG e come mettono il DPS. Concettualmente quella vai, boh no, possono vincerla tranquillamente, ragazzi. I BLG, l'unico dubbio che avevo era TP. Vai Faker! Shutdown. T1 find a kill in the play. Ulti comes down, they're gonna find even more. There's a
gold card prepped, and they're not going to chase too far forward. Never you mind. As Faker breathing. There is another one. Akaj. Now Shun. Akaj. They may have found the angle. Knight is going to get in there, and we forgot about the Corky, and he'll deliver the package to T1. Faker. And T1 wishes no. they could Stop send it. It all the way back. Knight wanting to find more. He's got his own. The sidestep again. Che nacco il Faker mi ha fatto finire la voce. No, mamma crocca. Devi vederlo. Fatemi sentire il pubblico, ragazzi. Devo metterlo al massimo. Scusate, non parlo. And T1 wishes they could send it all the way back. Knight wanting to find more. He's got a flash of his own. The sidestep. The sidestep again. That one's going to miss as well. And somehow Faker is going to swim away. The last rocket finds him. Era, era diventato veramente Neo, era lui l'eletto. Siamo nel Matrix per davvero. Poi Lucro ha finito gli step. Mamma mia Faker, che roba. Ancora gli sprazzi da GOAT. Ogni tanto ritorna il GOAT Faker, il Prime, il Dio. Se Faker sapesse bestemmiare, tirerebbe giù tutto il paradiso. Sa che il paradiso glielo concederebbe. Ah sì, è tutta la giocata. Jun, sorry, is forced to flash early. Azeus buys enough time underneath this tower. They're kind of keeping BLG around, waiting for the team. Oh, cioè, sta succedendo. Okay, in the meantime, now Shun might be in trouble here. The ulti comes down from Faker and they start the fight off with a kill onto Shun. There's another one on the night. Shut down. Attenzione, raga. Due draghi, però poi BLG, però c'è una soul di merda. When you've got Senna, Aurelion, Sol, Ornn, stanno rischiando qua. È morta Senna. Oh, curano. Zeus può andare out, vediamo. Se urtava al muro. Ok. Giocata molto bene. È ricco Faker. Contando quanto. Però scala anche Corki, eh. Però credo che overall Aurelion Sol late game dia molto fastidio. Anche Corki è broken. Però Aurelion Sol non si sa mai giocare contro. Mai. So scala meglio. Guarda, 1v1 penso che in sideline Corki ti tiri dritto late game. Però team fight wise Aurelion è troppo broken. Però ti dico anche lì. E quando Corki al pack. Però la R di Aurelion Sol è troppo broken. Fai la Tor. Teleport coming on in here. Azeus maybe just Tor, wants to take the turret before he's going to die, but Knight is coming in and he wants to get yet another kill for himself. Couldn't get to the wall. Couldn't get. La presa on. Going to be another kill going over. This time at least it does go to on. T1. Stanno trollando, guarda. The kill è Nautilus, ragazzi. E sono gold che sono probabilmente andati in vision. Quindi cioè non ha item chiuso gli Ion. È follia sta roba, ragazzi. È ultra close come game. È turbo close sto game. Knight, assolutamente l'idea. Per me Chovy è il più forte al mondo, poi c'è Knight. Ma Chovy è proprio 20.000 spanne sopra tutti. Chovy è veramente un milione di un altro livello. Credo che i T1 stiano aspettando veramente di far scalare l'Aurelio. Non vogliono rischiare. E del drago forse non gliene frega assolutamente niente. Vogliono i due item su Faker, ragazzi. Guardate, ha solo un rely Aurelion Sol. Non ha una building per contestare i due item di Corki. Forse lo fanno, però. All'ulti grosse Faker sembrerebbe. The position that we're in away. Observers are showing they have no vision. I don't think they're gonna get a Drake. They might get the fight. There's the Ornhorn. We'll see whether they can find out. That flash was perfectly angled. And so they'll trade an ulti for a flash. You probably take that, but il drago è già nelle tasche di BLG. Però ha preso un flash importante. Guma è tranquillo con tutte ste anime. Facciato anche on, grazie Andrew. Aurelio dovrà avere due item chiusi adesso. Voglio capire se builderà Zhonya o se builderà Voidstaff. Non ha senso, cioè l'item, vabbè, il crypto blu come si chiama. Credo builderà Zhonya, honestly. Contro Vi Nautilus. Non hanno frontline, quindi magari non deve buildare
appunto penetrazione magica, però mai dire mai. Ora alla fine c'è Corky con l'X Drinker, quindi forse ci sta anche il Crypto Bloom, lui quello che è. Yeah, going to be denied by that hook like you were talking about, but it is on out of the woods. The third Q is good from Zeus, but they're not wanting to open. Not as deadly. Still, this turret is in trouble. Knight teleports in. Great snare from Gumiushi as BLG even out the numbers and T1 get the heck out of there. T1 though, really good with the pressure. Never mind, there's the ram. It's una flash quello lì, ragazzi. Se qua, qua li buttano. Mamma mia, asfaltato. T1, it's not about the turret. They take three kills before they get. Mamma mia, li hanno. No, è free Nash, è free Nash. What the fuck? Ti hai visto l'ultima Iron Soul? Senna, quasi 100 anime. Vabbè, è un bel game questo. Se hai Iron Soul, Senna, sai già che il game sarà a tuo favore. Guardate qua, carry. Finisce la carta gialla di TF. Carica. Eccolo. Sanno che Elk non ha flash. Lo prendono. Ulti istantanea da Aurelio. Si corre in faccia a Xante con Viego e via. Zonia Aurelio, avevo ragione. They get the players. Never mind. Okay, we're all the way back into the action. Shun is in so much trouble. Ono is able to lock down the kill in the end, and now the resets are coming in. He's under a turret, okay. And he's alone. Ha flashato, Knight. I don't know about that one, but it is a trade, a one for one here. But even a one for one, when the Baron is on the map here for T1, it's still so worth it for BLG. Non lo so se è worth BLG. Comunque hanno preso summoner di, hanno preso flash Knight, hanno levato tre quarti di vita alla torre. Ci sta. C'è un fight tra 50 secondi senza flash su Corky, è buono, eh. Spawning, but let's look back at this play. T1, as you say, really won this. They kind of forced with that engage there from on. Nicely done on Carrier, and then the rest of T1 just trying to play for damage control. Owner goes in there, not able to get out, so knows he's dead. Quasi qua, ragazzi. Cioè, non era mala parte di ore, ma è al flash up, nice flash. I think they made the best out of a. Cioè, la torre è una capì, comunque, dai, non è una bad situation per i T1. Is negligible. It's barely. Se BLG fa da nostro drago sono pazzi. Gold, però alpacas, quindi lo voglio contestare. No. Let's see how T1 can navigate this pin on the flank. Non ha flash core. Recognizing it. Wards to try and cut it off. Here's the TF ult. Yeah, Destiny coming on in here. Ulti di B indietro. Spottato la owner. Carta gialla su owner. Sembra molto a favore di BLG al momento. Splittatissimi, Xun dentro, Vin sul flank, Pacca di Gorky, si capisce un cazzo, Xun esploso la parte di Zeus, Zeus esplode anche Elk da solo, ulti bellissimo. Zeus romano. Ehi, Senna scala all'infinito, ehi, Ari non so scala. DPS però intanto lo mette Xante, da baffare. Xante non l'hanno baffato perché hanno nerfato gli item da tank, quindi non è detto che sia un buff, okay? Che i tank tecnicamente con i buff a tutti gli item da critico fanno schifo. Non è riuscito a ultare, ma dove succede niente, è finito il game. Praio top, praio mid, anzi praio mid. Cercare di fare con la torre in top. Vision oltre a Nashor e T1 che baitano Nash e Faidan e vincono il game. Dovrebbe andare così, ragazzi. Horn sta dando gli item, ha già buffato la Liandry. Controllo zona Nashor. Rilanciato il Nashor con Aurelio. He does find eccolo himself lì. In an awkward ulti position. Per finally, Ram is going to get some knockups, but the follow-up isn't exactly there. Still, boom. They're able to get on torrano top Nash. Of the support of BLG. Don't find an avenue to answer. Sempre back. La stessa two cosa. Liga è il gioco più facile kill del mondo. They know they have the numbers advantage. Careful. Bin on the flank. Yeah, it's Baker a great flank. Look at these health bars are getting lower and lower as Knight throws the rockets in. Baker is going to get some. Ha smurfato bene. At the start of the fight, but the trade is going to be on to Shun. Bravo, Guma. And the unstoppable is going to get Zeus out of there, just regrouping with the team. Two dead. Mamma on the mia, side Bin. Of BLG and Bin finding himself on the wrong side of the fight. He is still very healthy, but I don't know whether this is going to do it. There's nice the knockback and Bin will be nice wiped try, on nice the try. Map. Ooh,
DLG rispondono in maniera incredibile. Incredibile. Elk walking over that ward, Azeus. That's a lot of health bar. That is many health bars. Oh, yes, enough from us. Oh, that's the ult. Really nice hook back there. Just to deny his exit. Ah, grande l'ulti succiante. Vincete sicuramente il fight, eh? Sicuramente. That's the singularity here from Baker. And yeah, sicuramente vincono il fight ora, BLG. He's got an Athemis. He's four items and they're all really big tanky ones. Another dragon denied here from BLG. T1 possono... As an Ornhorn coming out once again. Carrier looks for the knockup. They're just going to look for Ornn. Try and get the kill they can find. That's a decent package, but it's defensive. Mamma mia. Oh, never you mind. Okay, it's really offensive. As Faker almost just dies to ancora the damage. Bin. Era su una ward stavolta. Mamma mia, grande Faker, l'hai playati. BLG, they're going for the pincer and that doesn't often work here in League of Legends. Bin looks for Faker and he gets him. Wow. Okay, we've got another fight here on the other side though, and Shun's gonna be taken down by Ona. T1 answer back, and there's a flash in. Ona doesn't find it on tonight though, whose Valkyrie is absolutely fantastic. It's PLG though that are running for the Hive. Mamma mia, Guma, se lo prendevi di veramente ti applaudivo. Tutti i limitori up e BLG stanno rispondendo in maniera clamorosa. Però adesso Faker fa quello che vuole. Se riesce a chiudere quel void, Faker, se riesce a chiudere quell'item, fa troppo danno. And then look at this package from Knight, kind of cutting off their ability to follow. The poke follow-up from Elk as well. And then the flank from Bin connects onto Guma, forces the cleanse out from him. And then look at how split this fight is. Provare a collassare su Bin. Faker kind of mitigates the follow-up from the BLG backline. Bin then commits the flash to get the kill. Mamma so mia, Bin. And the Gromp helping out. Il punto, ragazzi, è che... Senna scalerà, Aurelio scala, Ornn dagli item, Sante tankerà di più. È troppo a favore dei T1 in late game. Hanno una finestra piccolissima, vince BLG. Carrier. There's a really nice route once again. Carrier, he hasn't got many of these off, but there's the ulti and Elk. He's now split from the rest of his team, but so is Carrier. Turbo forzato, ma perché hanno visto TF botlane? Perché hanno visto TF botlane e sanno che non c'è il TP. I can't believe Elk did not flash in that situation. Il card flash on the coast. On a squishy target. Ozeus. Oh, they know. He's baiting. Okay, there is the destiny. They know exactly what's wrong now, but can they do anything about it? Knight just purchased that GA. No, they get on top of Gumiushi. That flash was absolutely amazing, and the health bars just melt as Faker's damage is immense. Still, they need to try and deny this. Guma in Akoine. Guma mi fa segare. Do anything about it? Knight just purchased that GA as they get on top of Gumiushi. Now, but can they do anything about it? Knight just purchased that GA as they get on. Guma si ferma melee davanti alla gente, li ulta in faccia, aspetta di piacere qualche flash out. Knight just purchased that GA as they get on top of. Mentre arrivava la Q di Corki e il Rocket che lo sterminava. Guarda che roba, vi prego, riguardiamo. Knight just purchased that GA as they get on top of Gumiushi. That flash was absolutely amazing and the health bars just melt as Faker's damage is immense. Still, they need to try and deny this push from Bin, who runs out of minions. That hook was amazing from Ornn, but I don't know whether he will survive as he gets knocked back by the Cassante. And Ornn will be taken down underneath his inner turret. Faker ammazzato DF. Faker in the bottom lane. This game is insane. T1 still have all five members alive. Only Elk is left to defend. He's trying to catch what he can, but Carrier is chasing him down. He's going to get knocked back. Of course, Carrier taking a fair bit of damage there, but he's the rest stalling. Of T1 is bearing down on Elk. This dragon up and available as well as, yeah, Elk. He is going to be taken out here. There is the ace Nashor. In the end. And T1, what do we want to get? Question quanta is, fatica per vincere sto game? Quanta fatica per vincere sto game? Quanta? And at this point they have to be concerned about. Mamma mia, Bin l'ha polverizzato. Guma, 131 stack. Un po' fermato dopo le 100. Tre Cloud, ragazzi, sono abbastanza fastidiosi. Tutti molto concentrati qui, ragazzi. BLG cercano un pick che può fargli vincere la serie, perché se riescono a vincere un fight qua i timer sono molto molto alti, li tirano dritto. Vediamo se la call è il dive o la torre.
the snare though, as Faker has to use his Zhonya's, and look at that damage! Absolutely absurd, and that is a large price to pay, as now Zeus sort of taking matters into his own hands. One versus four right now, great buffer. Oh, look, his Knight is going to turn up the Dawning Shadow! Does nothing, package delivered! Knight sta smurfando! And there is only one trying to get him out of this Morto battle! Là. Owner is going to do it! Owner lo ruba! Ammazza Kshun, è vivo! Vabbè, Zeus è full beat. Troppo rotto Kshun. Pensavo vincessero il fight, BLG, per come hanno ingaggiato su Guma. Ma effettivamente poi vedo che c'è il problema, sono anche tutti gli altri. Santos 7-0, Vivo 10-0, insomma. BLG fall apart. Mamma mia, Bin. Vivo! Owner! Solo owner still gonna tank up that last turret shot, but now he's able to get in there. That's his vault breaker now. And Zeus comes back with a more than full health bar. That's everyone else's health bar as well, I'm pretty sure. And that ram will stop anyone from being able to deny this Nexus. And there it is. It was slightly delayed. Che fatica, bravi T1, ma che fatica. But the Nexus will be taken and T1 will take us to game 5. Game 5. Kairia, Kairia se ne va. Kairia stizzito. Kairia tiltato. What? Kairia tiltato. O c'è qualcuno che l'aspetta nel backstage? Kairia tiltato. Top damage del game. Vi giuro che se Xant era top DPS del game me ne andò. The couple, and again, really credit to BLG's team fighting once again, right? Like, sto shakeando, ragazzi. Sto shakeando. You know, sto shakeando. Really che deve fare così. Cazzo, ne sono. Sto shakeando. Well, something that would have been worth a look, but no, the Nico will be locked in. Ma devo piccare la di carry. A dire la verità, no, non serve piccare la di carry. Perché c'è Varus Kalista Draven. C'è Varus Kalista Draven. Possono piccare top. E bannare due per TF. Non mi piace. No, non mi piace. Non mi piace. Qua secondo me potevamo piccare top Praio e bannare due top lane. Era GG. C'erano tre di carry liberi. Qua c'era un bel TF pick con Xante Yasuo ban. O Xante Jax ban. E tanto B non lo gioca gli Yasuo. È troppo rischioso. Anche se con quella combi sono ne manco ramo. Se piccano giungla e non top lane e qui prendono Xante, Vayne last pick vincono il game, perché hai Vayne contro doppia front lane, Onit contro Xante Ornn. Ormai ci può stare come roba. Viceversa, se prendono Xante qua è una merda. Viego un po' meno, meglio se Sejuani qua, così potevi la spiccare Camille in caso. Cioè BLG l'ha chiusa anche bene, Camille? What? I T1 hanno battuto i G2 blame piccando Camille. I BLG li blame piccano Camille nei denti. Non c'è risposta a Camille? Cioè, la risposta è Xante. I don't know if teams are confident enough to pick like things like the Fiora into it. I mean, Zeus, if anyone's gonna do it, he's the type of guy. He's got a counter pick prepared, but wants to play for the team. Troll, ragazzi. Cioè, non puoi prendere Camille e piccare Xante contro Camille. Qua Zeus deve uscire le palle. Ecco la differenza tra i player. Ecco la differenza tra persone che diventeranno campioni ma che non lo sono ancora proprio nel cuore. Canyon è stato il primo a uscire in Italia, ha creato il meta, no? Canyon ha avuto le palle, ha piccato Kha'Zix. Canyon è un player che ti arriva in finale alle MSI, ti prende la Nidalee, ti prende qualcosa di incredibile, non mai visto, boom. Ok, e ha preso Kha'Zix in finale contro Xin Zhao, ti ha inventato il Kha'Zix, ti ha inventato la Nidalee. Chissà cos'altro uscirà quel figlio di Troia. Qui, Camille Blind, Fiora Instant, ecco, dai. Fiora Instant. Cioè, ti vai a prendere l'ultimo matchup. Ha preso per il team. Ha preso per il team. Non swappano neanche. Cioè, hanno swappato, ma non stanno abusando lo swap.
Fiora è uno dei matchup più facili contro Camilla, è proprio Friel. Camilla non può mai vincere contro Fiora perché non li puoi andare in. Se li vai in, sta ferma e la stai doppia W nei denti facendo zero. È la W di Fiora al reposto, vero? Allora, non vi so comunque dire chi vince dalle draft. Immagino siano comunque giocabili tutte e due. Ho paura veramente che quella Camille possa essere il pick vincente da parte dei BLG, perché non è stato abusato un blind pick Camille, che per me è vergognoso. Fiora non regge, dottore Talia, perché tu, Galaxy, qual è il tuo problema? Che non pensi e non ragioni sulla comp in sé. Tu vedi Viego e dici Viego Fiora non regge. Vecchio, Talia, più Fiora, Praio side, Varus, Praio bot, 1-3-1 con Talia, fine. E vinci di snowball e di matchup. Che ci vuole? Ci sono mille varianti, non è che hai Fiora e allora non vinci in team fight. C'hai mille modi per vincere i game, non è monodimensionale il gioco, eh. Se tu hai Fiora, questo game è vincibilissimo, perché giochi 1-3-1. Cioè, Talia, ragazzi, Talia può tranquillamente andare a giocare sulle due corsie. Aspetta qua che poi viene fuori qua di strano. Può tranquillamente giocare sulle corsie vincenti, cioè, anzi, Talia è forte quando viene presa con Ener che vincono, perché può giocare dove vuole. Fiora non sto morendo Camille. Galaxy, io ti assicuro di andarti... Vatti a riprendere i game di Fiora in passato, quando c'era qualche anno fa, quando giocava a The Shy e quella gente lì. Sono champion quelli lì che non funzionano. Siamo d'accordo? Non funzionano finché non vengono presi first time e la gente non riesce a rispondergli, ok? Sulla carta non dovrebbe funzionare, così come sulla carta non dovevano funzionare il Kha'Zix, così come sulla carta non dovevano funzionare altre robe. Ma se tu giochi un pick da solo Q, io ti voglio ricordare, vecchio, che Canyon è stato il player che ha giocato Kane in competitivo al mondiale. Cioè, quasi ha vinto un game da solo. Quello è stato nel meta, vecchio. Nel momento in cui una persona blind picka Camille, nel momento in cui una persona blind picka Camille, tutto quello che è valido contro Camille diventa giocabile. È lo stesso concetto di quando è arrivato Rek'Sai in meta, che ha iniziato a giocare Urgot in top. È lo stesso concetto. Sono d'accordo che non è facile farlo workare, ma qui devi uscire le palle. Non puoi andare a giocare un losing matchup, non esiste. Di last pick. Che ne pensi di Briar? Mai vista in competitivo, non ti so veramente dire. Se piccolo Fiora qui, il swap è finito di giocare. Galaxy, la gente gioca Vayne e li swapano in faccia. Cosa vuol dire? Non ha senso, vecchio, non ha senso. No, non dovresti mai giocare Vayne contro Xante, perché li swapano in faccia e l'hanno fatto 20.000 volte. Will he get hooked is the question, and there it is, pulled back. Gonna take a lot of damage here as Gumiushi wanting to proc that, but the ignite not gonna be enough to kill him. One still has teleport available, so BLG can swap him around the map. That's true. Relatively quickly. Oh, very close. Mi sa che c'è il teccato sulla visione, è chiaro. Io... è il mio lavoro. Sapere le cose in anticipo. Ah no, ma io apprezzo quello che sta dicendo Galaxy. È un punto di vista che apprezzo. Non sta dicendo robe stupide. Faccio vedere sotto altri punti di vista. 20 runa mid, level 1, conflitto, toglie 120 HP al mid laner. Ho capito bene con te, ma Fiora nel meta di swap è troppo unplayable perché non aiuta a livello 1. Così come ci sono stati dei game dove ormai si sa che l'altro top laner va mid a rompere il cazzo e non fa niente. Cioè, non è che se Fiora non va mid a levare 80 HP al mid laner avversario il game è finito. Okay, questo spero sia chiaro, nel senso, voglio credere che sia abbastanza ovvio, okay. Per favore, cioè, lo spero. Secondo Galaxy ha ragione. Speriamo che esplora il meta swap, sono d'accordo con voi. Un bel Teemo nei denti a Camille. Eh no, perché Teemo è inutile nello swap a livello 1, Teemo non ti dà una mano mid. Dico quello che vuoi, altri in quello tu dici top a utilità level 1. Ci sta quello che dici, vecchio. Non ti sto dicendo di no. Io ti sto dicendo che in una serie del genere, tanto utilità level 1, quello che è, sì, il tizio va a rompere il cazzo mid, ma tu non puoi chiederti nel. Non puoi chiuderti in quello che vedi, se no non. Rimani sempre fermo, no? Se tu vedi una cosa che la gente fa, sarai sempre quello che va a seguire. Non sei quello che crea, non sei quello che va a fare. Se tu segui, non sei fuori dagli schemi, sei come gli altri. Anzi, ci sei arrivato dopo perché segui gli altri. Non può funzionare così. Io credo veramente che ci siano dei pick che in determinate situazioni, anche se, ripeto, non funzionano di solito, secondo me, in un contesto dove
ci sono determinate situazioni che si possono fare. Ed è stato dimostrato in passato svariate volte che dei pick fatti che non dovrebbero funzionare poi hanno funzionato. E Fiora non è uno di questi. Fiora funziona tranquillamente. In questa situazione si intende Fiora magari tra swap, tra altre robe. In quel caso Fiora, dico, non è così, non può funzionare. Ok, diciamo così a questo punto qua. Anche se, ripeto, per me funziona. Vabbè, mettiamo che per il piede comune non funziona. Però è stato fatto in passato molte volte che abbiamo visto dei pick che non doveva funzionare, hanno funzionato. Secondo me, se Camille viene ben piccata, va punita con qualcosa. Sicuro al 100%. E il Xante non è assolutamente la risposta che vuoi dare. Che rischi, rischi semplicemente di rovinarti la partita. Bravo, Honor! Mamma mia! Con Faker che lo butta sotto torre. Stai dando ragione al Granadiana? No, perché lui sa giocare solo quella roba lì. Non è il Chief Pick che esce all'improvviso perché c'è una roba in meta e allora tu picchi quello, c'è Mosheri. And just like that, T1 turned it around. Now the ults in box. Here's the round. There's the knock up. The double comes in on top of Carrier, but still, he gets to his no! Point. Oh, never mind. He survives. Now Kumi with so many minions and the Kuma! Rest of BLG here. No! He gets the no, Carrier, no! I'm not sure about that one, buddy. And BLG will even out the scoreline. The two clutch in game five. Che sfiga, Kuma. Che sfiga. Stavo leggendo una play incredibile. Have a look at this mid lane once again as Faker. Faker tiene il flash. We've seen this position so many times and it's game 5 that he finds this angle with no, raga, Faker è sempre il go. Qualunque player avrebbe flashato l'ultimo. We look back up on lane as well. Nice trades overall from Elk. He gets hooked up. It looks dangerous, so he's forced to flash. Then on with nice damage. Mamma mia, Guma, che culo. But he doesn't quite have enough. Mamma mia, Guma, ti amo. To get the kill onto che culo, Carrier. But just short. On that run out of vision. Guma sta sperando. Also tanking all the damage. We go back to live. In the meantime, you've got Finn in a little bit of trouble here. Well, Zayas in a bit of trouble here towards the top side of the map. Shun has to flash, but they'll take it. As the rest of BLG will close in and try and grab some plates. BLG with the four-man play towards top. T1 gonna get the dragon. Going over. Salto di Xante, so un NBA player. The gold. They are ahead by about 800. As this wave is once again going to go to no one. Alto. We saw the deficit really starting to mount. Per fortuna la kill top non è andata su Camille. Faker gonna take a bit of damage, or a lot of damage, I think is a better word. But T1 un capo avanti. So outside of demolish. T1 un capo avanti. Moschino amico spia coreano, inviata la Faker, vede così il fuoco. Ne avrei parlato in coreano, ere Ox, come dice, grazie di 10 sai, grazie per lo mescare, ragazzi, no spiga, grazie dell'anno. Preso su. Honor. Bravo, chetate. Guma, 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 guma. Meno male che Bin non trova vantaggio. Ah, l'ha trovato. T1. We look back at the play and top. Shun is hesitant. You can see that he's cautious. The ultimate mitigates a lot of the damage, but Ona and Guma still in range. L'ulti qua di Nico, tanta roba. Ona then tries to get the damage up on the bin. Riesco a turnarla. Tra l'altro becca anche Guma, obbligato a flashare per non rischiare di morire. Obbligato al flash. Ne ha preso 4, comunque ne hanno 4, dai. Big investment to keep him alive and now some grubs will be the prize here for BLG. Quanti ne ha rubati Guma così? Okay. Guma was the one spotted here as Knight shape splitter, of course. Needs to find his leads at the TP. No. That's a big teleport. Is now no, Guma, no. Carrier, sacrificati. Gumiushi alive. Great hookshot, though. And this Varus is not long for the well bin. He's going to execute it. A good TP for BLG. Sante al TP, Orn anche. Sciorando la bot. Lo stop, lo stop. Big hook as well. Seismic shove to pull him back. Bin knocked up as well. But now Shun getting in the back line. Baitare. Shatter to keep them alive. Però Bin. And now Bin looks for that back line. Baker will get executed. Even after the flash and BLG. Finito game. They found their team by three kills. And they give up on the Herald. He'll have to wait until they finish with T1.
Bin incredibile. Zeus però si è ammazzato un TP. T1, but because of that interruption, bello stop. Guardate, guardate qua Bin. And then Bin with the flank. A nice flash commit shuts down Faker and he converts it into a ragazzi, double as well. Fa. Working with his jungler as Knight and Elk find Gumiushi on the bot side. Still no stutter. Che game, che serie, che spettacolo. Infernal Soul. Thormail primo item per il secondo item per Xante. Vuoi vedere, boh, tecnicamente dovrebbe reggerla finché non chiude un altro item, Gamin, poi una fortuna. Wanna try and play around these one item spikes. Well, now you've got a back coming on through here as BLG will wait, but they still do. Oh mio Dio. The Hextech ultimatum. The train is going to be there as well. And now T1, they want to find something back, but of course Guma, Guma, Mina. Camille sta facendo una V9. Bin sta giocando molto bene. No dai, che sfiga. Oh mio Dio. Follia. No beh ragazzi, don't even know if Knight really needed a hard commit, but they wanted to ensure that Zeus. Ragazzi, difficile sarà fermare quella Camille. Due item Camille, eccola qua. Camille dovrebbe spingere un'altra wave. You can feel exactly what BLG. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Mette una Camille contro una Thalia. Cercando di capire, comunque Varus c'ha un CC, Nautilus si rompe il cazzo. E neanche semplice. And they conceded it. They trusted in Knight's Nico. Elk gonna take that one away. Yeah, the charge now denied. Shelly is still gonna move towards just that. Star, ragazzi. Dragon in a minute's time. Yeah. Ramp coming on through the Baron now on the map here. Hanno baitato, hanno baitato l'ulti di Faker che voleva bloccare il dash dell'Herald. Come potrebbe correre T1? I T1 devono fightare ora. T1 devono forzare ora, ragazzi. Soprattutto attorno ai draghi. Perché Varus è, al momento è broken, anche se è 0-2, ragazzi. Se aspetti. Vabbè, in realtà tecnicamente è un hit Varus, quindi in realtà c'ha uno skilling. Fatevi vedere bene, perché devo valutare meglio perché è un hit. Allora, late game in top non ci vuole arrivare perché Camille è 20.000 volte, ragazzi. Ti one shot a tutti. Lo so che Xante late game tanca quello che ti pare, può rompere il cazzo, ma Camille te li scioglie i carry con due base, proprio secco 100-0. Andare in a un Nico è impossibile, quindi per Viego sarà abbastanza difficile. Senna pure perché Kaita indietro. È un tumore, ragazzi, per i T1 sto game, sapete? Però tecnicamente io forzerei prima che scalino troppi BLG, ragazzi. Perché Senna continuerà a scalare, Ornn andrà a dare gli item, no? Ornn darà gli item, Senna scala all'infinito. Camille andrà a fare 1v9 completo. A sto punto, ragazzi, forzerei tutto. Drago tra 50 secondi, T1 devono assolutamente fightare. Al prossimo item di Camille, game over. Sì, sì, sì. Nessuno la tira giù. Se Xante la tira via e poi giocano 4v4, però non so dirvi, ragazzi, onesto, perché anche perché in queste finestre di solito Nico trova sempre l'engage, non col flash. Ma non ce l'ha il flash. Vabbè, lo capiamo adesso, ragazzi, perché se forzano il fight è quello che credo, e ci sarà, perché T1 sanno che se non fanno il drago perdono. Finisce il game qua. Wait a little longer before fighting. Ulti. Yeah, carrier. Ulti tirata tra parte di Xin Zhao. Nothing of note really going. Oh, that hook barely. One with an avenue, but not a minion wave. As far as mid wave control is concerned, Gumiushi gonna stick around, try and lock that one down. There's the flash hook to come out from carrier, but immediately. Gonna get them out of it. It was a clone. He was baited. Camille torrebot. BLG stanno giocando con loro. T1 sanno che devono forzare. Lo sanno i T1, lo sanno. Lo sanno i T1, lo sanno, ragazzi. Vedono Faker. They're not going to give us the fight that we're looking for.
And BLG going to deny such a big possibility, a possible Drake. Non so, ragazzi. Honestly, non so. Forse devono sperare veramente nel miracolo di Gumayusi a sto punto, che deve sparare 7000 frecce. Non riesco, ragazzi, a capire. Però se dovessero vincere i BLG, vi assicuro che i T1 hanno perso per preparazione, perché se giochi Xante contro Camille non vuol dire che i T1, attenzione, non vuol dire che non è fare un complimento ai T1, dire i T1 sono forti. T1 non sono neanche lontanamente i T1 che erano prima. Perché tra l'altro il primo game hanno trollato di macro una quella Nashor che era loro. Sto BLG T1 è veramente 50-50 come game. Sì, Memo, ma anch'io tipo T1, ragazzi. Sono tiltato perché hanno buttato fuori G2, ma sì che tipo T1. Io sono Mighty. Se riescono a far workare Broken Blade, che al momento è un punto debole incredibile, sì. Andri, nel momento in cui è cambiato il meta, nel senso che hanno iniziato a giocare Camille, ogni game, se tu ti guardi la serie contro i T1 di quando hanno cambiato il meta top, Broken Blade è completamente inutile. Sì, Ansama, sì, anche Ansama. Quello che mi piace è che Yike è forte, ragazzi. Migix, speriamo rimanga a sto livello qua. Caps, bravo. For T1, look at the item spike. This is two items. This might be as strong as they feel like they're gonna get, but what are you gonna do? Try and engage on? Clearly, he doesn't care. No. Vedete come giocano i BLG? Fanno ma non fanno, no? Perché continuano a giocare così sapendo dello scaling. Se qua chiude l'item, Camille. Finito. Sterak. Sterak. Next flash. Ah. Slashed earlier. You have to clone, remember? Keria prova a continuare a forzare. Now gonna get on hold. It's a double knockup though on the backline. Keria will survive for now. As Shun making his way. Ika, Guma and Keria cazzeggiano perché hanno vinto il game. Sono i T1 che devono forzare. Oh, there's a pop blossom as well. They're all on top of owner. E infatti li hanno trovati fuori posizione. Però là ha fatto Zeus su Knight. But I have a feeling he is gonna go down. Zeus gonna get that kill. It's jungler for mid laner. Keeping owner alive has been so important here for T1. Feels just like an even trade. A clutch play from Zeus keeps. Meno male che Zeus ha smurfato, né? They don't have a mini wave to siege. I T1, se vedi, stanno continuando a provare a spammare hook. Stanno continuando a provare a fare roba, ragazzi. E c'è un motivo se lo fanno. I'm glad they're playing on because they really feel like a freight train. Knight flashes over the wall, gets the summoner. Se Zeus qua non faceva sta giocata qui, i BLG andavano a nascere con Zeus con il jungler morto. Unfortunately for Owner, there's no way for him to escape, and a nice play from Zeus to at least make it an even trade. But it's the cost of us not a fully finished Zhonya. Skooma! Yeah, there's another Ornhorn, and he is just gonna get knocked up and put down. Ai. Vi prego, BLG, trollate il macro. Mi sa che buttano fuori T1, ragazzi. T1 did in the previous game. BLG take out Gumayushi. And now Zeus on the flank, but I don't think he can do anything. The minion wave is thinned. BLG have their eyes on the dragon. Health bars are a little bit low. T1, we'll see if they want to try an either maybe flip for that Nash. BLG, that dragon is going to be taken for sure. Second Infernal Drake. And I think a Hail Mary is in order. But without Guma, your damage to this objective is so negligible. Faker went for a very defensive build. Due Infernal. Senti i cinesi come stanno godendo. Cioè, devo veramente ti fare Gen.G in finale. Devo ti fare i nemici dei T1 solamente perché... Immortale. Dobbiamo veramente ti fare Gen.G sperando che stumpino i BLG in una maniera incredibile. Vedo un'altra chance per i T1. Se i BLG forzano Nashor e fanno il fight improbabile, si può provare, ragazzi. Controllo oltre il Nashor. T1 iniziano a sentire. Oh, Faker. Non era neanche brutta. Ha cercato di splittare gente. Non era male il tentativo, ma Faker prende uno blind. He's able to walk it off. It is just fine. Difficile, veramente difficile.
Non c'hai fraio da nessuna parte, ragazzi. Piano piano i gold aumenteranno. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Ciao, ciao. Sto vibrando. Guardian Angel Bin, livello 18. Non gli serve più un cazzo il farm a Bin. Se forzano ora, Bin può andare over aggressive per portarne a casa una. C'ha la GA e gli fa 100-0 la backlane. Quindi sarà qualcosa di aberrante il prossimo fight per i T1. Guardate quanto sono aumentati i gold, perché i T1 non possono andare da nessun'altra parte se non stare qui. Nasha sta andando, raga. Non c'è Guma, è gone. È gone, ragazzi, è gone. Owner. Bin. No, vabbè. No, vabbè, ragazzi, dai, Bin ha fatto un nome. T1 demolished BLG on track to return to the finals and knock T1 out of MSI. As the Senders T1 fuori dall'MSI. Jungle goes crazy. BLG with this Baron. They might look for the Ant. Yeah, they're continuing to push forward. And for Knight, it might be that he's managed to take down the greatest of all time. Mamma mia, il danno di Bin. Mamma mia, è sbroccata Cammino. Ci rimane Chovy, ragazzi. Ci rimane Chovy contro la minaccia cinese. Rimane la Cina all'MSI. Rimane la Cina all'MSI. Rimane.